Spoleto, l'antica città etrusca dove morì Lucrezia Borgia, la cui pratica di veleni non trova seguito fra le donne del bel mondo d'oggi, ha costituito un ponte ideale con New York. Il Festival dei Due Mondi apre le sue porte all'arte vestita a festa. C'è stata una piccola rivoluzione contro le lampade al neon. Alla fine si sono preferite le luci sfumate di secolari lampioni. Le vecchie vie medievali sono state trasformate in un grande ridotto per una specie di cocktail della mondanità intellettuale dei due continenti. Festa dei carnemondani. Le signore perdono gioielli da 12 milioni, ma non perdono neppure una nota delle musiche moderne, trasportate qui dal maestro Menotti, cittadino di Manhattan e delle verdi campagne attorno a Varese. Arrivano i fedelissimi della Scala e del Metropolitan, il pubblico è quello delle grandi occasioni, tutti intenditori di musica. C'è stata anche una breve incursione aerea, il volo di Lualdi e Zuffi sulle torri di Spoleto non è certamente paragonabile al dannunziano volo di Vienna, il simbolo dei manifestini lanciati dall'aereo era il toro. Forse un'allusione al mondo dei gigioni della vecchia galleria di Milano,